presento gli ospiti, dalla mia destra la professoressa Rosa Calò, ispettrice del Ministero della Pubblica Istruzione, il professor Raffaele Sanzo, dell'Ufficio Studi del Ministero della Pubblica Istruzione, e il professor Lionello Sozzi, ordinario di Lingua e Letteratura Francese dell'Università di Torino. Professoressa Calò, allora, di cosa ci occuperemo oggi e che cosa vedremo? Il nostro, diciamo, punto di attenzione oggi è la cultura nella lingua. Abbiamo pensato di scegliere questo tema perché esso rinvia al secondo obiettivo principale dei programmi di lingua straniera. Quando nei programmi si dice che gli alunni devono essere guidati alla comprensione, al rispetto degli altri, dei valori che si posseggono, ecco, i programmi ci danno un'indicazione molto precisa perché questo sia un'attenzione costante durante tutto il curriculum. E i programmi ci danno anche una chiave di lettura di questo rapporto che c'è tra la lingua e la cultura quando dicono che ogni lingua rispecchia i diversi modi di vivere delle comunità che la parlano. Cioè ci indicano una strada per individuare i livelli di analisi del rapporto lingua-cultura. E infine ci danno un'indicazione operativa quando dicono che è necessario che si parta dalla vita di oggi e soprattutto dalla lingua di oggi. Cioè, questo vuol dire che i programmi danno delle indicazioni sulla scelta dei contenuti e poiché segnalano che l'attenzione deve essere rivolta alla vita di oggi e alla lingua di oggi, significa che nel rapporto lingua-cultura noi dobbiamo privilegiare tutto quello che riguarda le variazioni linguistiche che ineriscono al sociale. Ecco. E questo mi pare che sia un modo di presentare la tematica di cui oggi ci occupiamo. Bene, e per sottolineare la tematica facciamo vedere un filmato, rapporto lingua-cultura, prima un esempio di tedesco e poi di inglese. Heute rufen wir an. Wir sind in Deutschland, wir gehen in eine Telefonzelle, weil wir telefonieren möchten. Das ist eine Telefonzelle und das ist eine Telefonnummer. Das ist meine Telefonnummer. Fabio, wie ist deine Telefonnummer? 81 30 18 3. Sehr gut. An der Telefonzelle hängt ein Telefonapparat. Auf dem Telefonapparat liest man die Bedienungsanleitung. Achtung bitte auf die Symbole. Erstens, Hörer abnehmen. Zweitens, Münze einwerfen. Drittens, Telefonnummer wählen. Hör bitte zu. Der Teilnehmer meldet sich nicht. Vielleicht ist er nicht zu Hause. Der Teilnehmer meldet sich. Wir können jetzt sprechen. Viertens, Hörer auflegen. Okay, das ist ein Telefonapparat. Michelangelo, du bist in einer Telefonzelle, du musst telefonieren. Was machst du? Also, ich nehme den Hörer ab. Ich werfe die Münze ein. Ich wähle die Nummer. Ich spreche. Ja. Dann lege ich den Hörer auf. Sehr gut. Und jetzt hören wir ein Telefonat. Dieter Steinmann. Hallo, hier ist Barbara. Du, Dieter, ist Petra zu Hause? Ja. Willst du mit ihr sprechen? Ja, bitte. Moment, ich rufe sie. Ecco, questa è una telefonata molto semplice, l'avrete capita quasi tutti. Avete però qualche osservazione da fare sul modo con cui parlano, rispondono? Vediamo. Fabio? Ho notato che chi parla dice subito il proprio nome, mentre da noi si usa dire pronto chi parla.
È vero, in Germania usano rispondere dicendo il proprio cognome solitamente. Rupa? Io invece hanno detto che rispondono dicendo allo e penso che corrisponda al nostro pronto. E sì? Penso che significa così anche per le altre lingue come il francese e l'inglese. Certo, dico. Infatti. Benissimo. Das ist der Text von den Telefonaten, die ihr schon gehört habt. Jetzt telefonieren wir. Zwei Personen. Wer möchte? Alice und Laura. Alice, du telefonierst mit Laura. Du kannst natürlich den Text folgen. Bitte. Drin. Zanni Laura. Hallo, hier ist Alice. Du, Laura, ist Anna zu Hause? Ja, willst du mit hier sprechen? Ja, bitte. Moment, ich rufe sie. Okay, sehr schön. Noch ein bisschen schwerer. Noch zwei Personen. Valeria und Chiara. Ja, Valeria, du telefonierst mit Chiara. Du willst Chiara ins Kino einladen. Was sagst du? Drin. Chiara Tedesco. Hello, hier ist Valeria. Wie geht's dir, Chiara? Sehr gut. Und dir? Auch gut. Komm du heute ins Kino mit? Ins Kino? Nein, danke. Ich habe so viele Aufgaben. Schade. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Today we are going to make tea. It's a typical English tradition. All right, let's see what we need. We need this. This is a kettle. What about this? Teapot. Right? We need a teapot. And then we need sugar. Very well, we need sugar. Then we need this. Tea. The tea. Then we need milk. Very well. And finally, a cup and a spoon. Let's see the operations then. We fill. What do we fill? The kettle with water. Right? We fill the kettle with water. Then, what do we do then? Boil. We boil. What do we boil? The water. The water. Then we put 1 teaspoon of tea into the teapot. Then we pour. We pour boiling water on it. And next we wait. How long do we wait? About 3 minutes. Yes, we wait about 3 minutes, then we pour the tea into the cup. And finally we add milk and sugar into the cup. Milk and sugar into the cup. Very well. Now, I've got an apron here, Massimo. Wear the apron. Show us how you prepare tea. Parlo in prima persona, I. I have filled, boiled the water. I put 3 teaspoons of tea into the teapot. I pour the water into the teapot. I wait about 3 minutes. Oh, someone is at the door. Hello. Hello. Come in. Give me your coat. Thank you. Thank you. Your tea is here. Sit down. I pour the tea into the cups. Professor Sanzo, un commento a questi due filmati. Rapidissimo, perché altrimenti si corre il rischio di parlare troppo a lungo. Valga per tutti una risposta. In Inghilterra, se uno domanda l'ora, talvolta si sente rispondere in una maniera strana,
La domanda è what's the time? La risposta era it's tea time. Ora, se uno non sa che alle 5 gli inglesi prendono il tè, è disorientato, cioè è diventato talmente radicato nella cultura trasversale a tutte le classi sociali che è diventato un modo di rispondere a una domanda di tutt'altro genere. Ricordo a Parigi, se posso intervenire, in un salone di tè, la scritta ici 5 o'clock à toute heure, perché per loro il 5 o'clock era ormai sinonimo di ora del tè. Quindi c'è un fatto di cultura che diventa il rito di una società. Naturalmente dobbiamo guardarci anche dagli stereotipi, credo che la cultura vada conosciuta perché i modelli possono essere trasmessi e osservati, studiati e rispettati, così come prevedono i programmi. Adesso vediamo un altro filmato, siamo sempre nel rapporto la cultura nella lingua, e vedremo un filmato questa volta in francese. Alors, maintenant on va travailler sur les fêtes et sur votre calendrier. Voyons. Julia, tu viens? Oui, je viens. Tu viens au calendrier? Arrête-toi. Est-ce qu'il y a des fêtes au mois de janvier? Et oui, au mois de janvier, il y a le 1er janvier, il y a le Nouvel An. Le 6 janvier, c'est l'Épiphanie. Oui. Et dis-moi, est-ce qu'au mois de juillet? Au mois de juillet, le 14 juillet, c'est la fête nationale. Où? En Italie ou en France? Comme? En Italie ou en France? En France. En France. D'accord. Tu peux aller à ta place. Alors maintenant, vous prenez vos photocopies. Nous avons une grille au tableau où on a mis les fêtes nationales, régionales, civiles, religieuses, les analogies et les différences entre France et Italie. Vous lisez des yeux votre texte. Je vous donne 5 minutes. Pas plus. 5 minutes. Vous allez souligner les fêtes et après, nous allons compléter la grille. Ça va? Oui, ça va. Oui, ça va. Parfait silence, d'accord? Voilà. Vous avez tout compris? Oui. Oui. C'est vrai? Oui. 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 Alors, Rossella, tu viens compléter la grille? Oui, d'accord. Je t'en prie. Alors, est-ce que tu as trouvé des fêtes au mois de janvier? Oui, le 1er janvier, c'est le Nouvel An. D'accord. Tu l'écris où? Civil. Alors, tu as mis des analogies et des différences. Mais est-ce qu'il y a des différences? Vous avez trouvé des différences? Oui. Tu as trouvé des différences? Le Nouvel An, c'est la fête de janvier. Un chant se produit sur les Champs-Élysées, tout le monde se brasse. Ça va comme différence? Oui, ça va. Oui. L'analogie, c'est la fête des amis. Des amis. La fête de l'amitié. Très bien. Infatti in Italia che cosa diciamo? Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Donc c'est la fête des amis. Très bien, ça va. Voilà pourquoi les analogies et les différences. Il y a d'autres fêtes au mois de janvier? Oui. Le 6 janvier, c'est l'Épiphanie. Très bien. Tout le monde est d'accord? C'est une fête religieuse? Oui. Oui? Et nous, en Italie, nous avons la fête de l'Épiphanie? Oui. Oui? Qu'est-ce que tu veux dire, Giulia? La Befana. La Befana. Ah, oui, très bien. Ça, c'est la différence. La Befana è una festa soltanto italiana. Pourquoi? L'Épiphanie, c'est quoi en France? L'Épiphanie, on mange un gâteau? Un gâteau, c'est
On trouve. Objet. Une reine ou un roi. Donc en France, on a cette tradition. On a un gâteau où on peut trouver une reine ou un roi. Très bien. Qui la trouve, c'est le roi ou la reine? Ou reine. Celui qui la trouve, c'est le roi ou la reine? Pour toute la journée. Et nous avons cette tradition en Italie? Non. Donc, très bien. Là, c'est la différence. On a dit que ce sont des différences de? De mœurs. De mœurs, très bien. Épiphanie, analogie? Oui, analogie parce que le jour, c'est le même, non? Le 6 janvier, c'est une fête en Italie et c'est une fête en France. Professor Saccalò, un commento. Io vorrei dire semplicemente questo, che nei primi esempi abbiamo visto soprattutto i ragazzini osservare dei comportamenti, detto il professore Sanzo, abbastanza tipici, diciamo, della giornata, dell'inglese o del tedesco medio. Qui abbiamo l'osservazione di realtà oggettive materiali, quasi quale l'organizzazione delle feste, per esempio. E sono due momenti o due livelli di osservazione del quotidiano del paese straniero attraverso la lingua. Però dovremmo cercare di dare almeno qualche, come dire, indicazione, qualche stimolo di riflessione per vedere quali sono i livelli linguistici ai quali noi possiamo, come dire, riferirci per andare a scoprire il nesso tra lingua e cultura. Forse è interessante fare qualche riflessione in quest'ambito. Sentiamo il professor Sozzi. Sì, certo, questo è un problema centrale. Sarà difficile per degli insegnanti di scuola media determinare già nei bambini una sensibilità ai livelli linguistici di un lessico che è multiplo, ma che ha appunto una sua stratificazione che corrisponde poi a una stratificazione sociale. A me è sembrata molto opportuna questo intervento, perché è di tipo contrastivo, perché mette a confronto parole e dietro le parole non soltanto degli oggetti, ma direi delle tradizioni, dei fatti di cultura, quindi. È per questo che prudentemente io introdurrei però anche la prospettiva diacronica, nel senso che cominciare a far avvertire ai bambini che certe diversità del lessico e certe diversità anche dell'appartenenza sociale di certo lessico corrispondono a fatti storici, no? Il bambino si chiederà perché in francese sciopero si dica grève, che è una parola che vuol dire greto. Ebbene, raccontargli che gli operai in sciopero si riunivano sul greto della Senna e che Place de Grève diventò la piazza dello sciopero, quindi è un fatto certo di natura storica, ma credo che i bambini interessino queste proiezioni verso il passato che spiegano anche il presente e certa stratificazione della lingua presente. Adesso sentiamo un'altra testimonianza di un insegnante e sentiamo quindi un filmato. Sembra che l'approccio alla dimensione culturale nell'insegnamento della lingua straniera sia un problema ancora piuttosto delicato, perché a mio avviso è in parte rimosso dagli insegnanti. Certamente gli insegnanti hanno recepito indicazioni dei nuovi programmi, hanno capito che l'approccio alla cultura straniera non passa attraverso l'acquisizione di nozioni di tipo geografico, storico o informazioni di attualità, ma mi sembra che non abbiano ancora trovato una strada adeguata lungo la quale procedere. A mio avviso la cultura straniera non può essere insegnata. Ritengo che l'insegnante quindi debba porsi piuttosto come guida, debba accompagnare l'alunno alla scoperta di dati culturali che egli stesso deve interpretare in prima persona. A partire da quali documenti, da quali materiali? Dai documenti autentici, dai materiali autentici che circolano nel paese straniero. Penso ad esempio a mappe, a orari, al calendario scolastico, a pagine di giornale, a frammenti di telegiornale, a pezzi di trasmissioni radiofoniche. Ecco, l'insegnante deve guidare l'alunno a cogliere in questi documenti ciò che è portatore di significato culturale. Professor Sozzi, abbiamo sentito questa insegnante che credo che abbia
scavato bene sul problema. Sì, direi che a commento di quanto è stato detto adesso, si potrebbe dire che un lavoro interessante, importante da fare, credo già anche a livello di scuola media, è quello di abituare i bambini a quello che Matore ha chiamato, su modelli tedeschi, credo, i campi, no? I campi semantici, i campi stilistici, i campi espressivi, cioè una raccolta di tutto il lessico appartenente a una certa area, perché il bambino si abitui a queste differenziazioni legate appunto agli ambienti, ai documenti, ai settori di opinione, insomma a tutto il mondo che fa in un certo paese cultura. Questo serve anche per dare un certo, con una parola abusata oggi, un certo spessore al lessico che il bambino si abitua ad adoperare. Io ricordo di aver sentito recentemente dei rappresentanti del mondo finanziario e industriale che mi dicevano che nei convegni internazionali adoperano tutti un inglese ormai talmente anonimo, talmente asettico, che dice strettamente quel che vuol dire, ma senza più nessuna sfumatura semantica. Ecco, abituare i giovani studiosi alla sfumatura delle parole, all'alone semantico che li circonda, perché ogni parola è inserita in un suo campo vasto in cui quel che dice una non dice l'altra e viceversa, questo mi sembra didatticamente molto importante. Bene, un altro filmato, un'altra esperienza. Je vais vous distribuer des proverbes français. Lisez-les, ensuite classez-les par thème. Les animaux, les parties du corps et le temps. Vous avez 5 minutes. Les animaux, chien, chat, bœuf, chèvre, moineau, poule d'eau et lièvre. Les parties du corps, deux yeux, cœur, langue, main, sein, oreille. Le temps, pluie, vent, tempête. Soleil, déluge. Quelqu'un a coupé en deux parties les bandes de proverbes sur les animaux. Il faut le recomposer. Le gruppati comans. Ne fu pas curi de lièvre. Allora. Chi si è perdre qui? Le lumache. Où la chèvre est attachée? Il fuoco è brutto. Le veillez pas les chats? Qui dort? Voilà un proverbe français. Comment dit-on en italien et en sicilien? Chi se fa brebì, le lu le mange. Chi pecora si fa, il lupo se la mangia. Chi pecora si fa, il lupo se la mangia. Chien qui aboie ne mord pas. Cane che abbaia non muore. Cane che abbaia è sicuro. Ne veillez pas le chat qui dort. Non svegliare il cane che dorme. Non guidare il cane che dorme. Il ne faut pas courir des lièvres à la fois. Chi troppo vuole, nulla stringe.
Quando lei mi vuole assicotare, nel giorno dell'auto può pigliare. U la chèvre è tata chè, il foc è brut. Dove la capra nasce, il divore è fasce. U di la capra nasce, fasce è l'ore. Professor Saccalò, vogliamo tirare un po' le conclusioni di questo nostro incontro di oggi? Con piacere. Io però prima di tirare le conclusioni vorrei dire qualcosa su questo filmato, perché ci sono due cose fondamentalmente interessanti da sottolineare. Primo, che si tratta di un insieme di attività che costituiscono, per così dire, la prima parte di un processo molto più lungo, in cui i ragazzi continueranno a lavorare su questo materiale linguistico che sono i proverbi, cioè su questi testi molto brevi e molto, per così dire, cristallizzati nel tempo, dove si sono depositati quei segni di cui parlava il professor Sozzi poco fa, i segni della storia, diciamo, e quindi anche dei modi di vedere, dei modi di rappresentare la realtà a certi livelli, naturalmente. E questa cosa i ragazzi la fanno su tre codici, e quindi c'è un approccio comparativo che è anche una forma di recupero di una cultura che è quella della lingua nazionale, ma che viene messa a confronto anche con il dialetto. Ecco, mi sembra molto interessante questo tipo di stimolo. Perché? Perché intanto la scoperta dell'altro, quindi della cultura straniera, diventa anche una via per la scoperta di sé e della propria identità culturale, dove in qualche modo si cerca di non perdere niente. Ecco. La seconda cosa è che, poiché si tratta di un percorso aperto, no? Io profitto, colgo l'occasione per dire che nell'approccio alla cultura, nella costruzione di un sapere culturale, quale che esso sia, non c'è un punto d'arrivo, non ci deve essere un punto d'arrivo per la scuola media. Non si può parlare, come diceva la professoressa che abbiamo sentito poco fa, di un sapere precostituito, ma si tratta soprattutto, a mio parere, di attrezzare i ragazzi ad avere strumenti per cercare, strumenti per scoprire. Per fare ricerca proprio, perché certo. Quello mi ha colpito molto, essendo io siciliano, quel un cuitare un cane che dorme. Che non vuol dire non disturbare, non svegliare il cane che dorme, ma non disturbare il cane che dorme. Quindi c'è un momento di ricerca ulteriore proprio. Ed è a livello di lessico, diciamo, a livello di lessico che rinvia a una visione del mondo, probabilmente. Qui è molto pericoloso, è un terreno scivoloso, eh? Bisogna stare attenti appunto ad abituare i bambini a non arrivare a cose definitive. Questo volevo dire. Ecco. Questo mi pare che come sottolineatura finale funziona. Per l'idea che ci eravamo fatti oggi del programma che abbiamo appena finito. Certo. E ringraziamo il professor Sozzi, il nostro Sanzo e la professoressa Calò. E grazie a quelli che ci hanno ascoltato.